Benvenuti a tutti. Vediamo con la nuova versione 2019 come utilizzare un nuovo strumento denominato Cornice, che ci permette di agevolare il nostro flusso di lavoro, inoltre per creare template di immagini, come una galleria che di volta in volta vengono visualizzate in un punto preciso grazie a un segnaposto. Cioè praticamente noi inseriamo un punto della nostra immagine e lì inseriamo delle immagini che poi vengono visualizzate come una galleria. Adesso facciamo un esempio con questa immagine dove troviamo lo schermo bianco che ho selezionato, creando poi una maschera. Vedete, questa è la selezione su questo schermo bianco e poi ho creato la maschera. Cominciamo quindi con inserire la nostra cornice. Il nostro strumento cornice lo possiamo attivare cliccando qua, vedete, oppure il nostro strumento e il nostro tasto di scelta rapida K. Qui su in alto noi possiamo inserire o una cornice rettangolare, oppure una cornice circolare. In questo caso a noi serve una cornice rettangolare. Ci posizioniamo qui all'interno, in questo caso dello schermo, trasino, spingo il tasto sinistro del mouse e trasino, e vedete, ho creato una cornice. La posso modificare, spostando le maniglie, laterali, eccetera, e posizionarla al meglio all'interno, della mia immagine. Notate che si è creato un livello qui, appunto nella nostra parete livelli, con un quadratino che ci informa appunto che questa è una cornice segnaposto. Noi possiamo inserire qualsiasi cosa all'interno della nostra cornice e quindi anche un'immagine, e la possiamo prendere direttamente anche dalla nostra libreria. Vedete, tasto destro del mouse, inserisco dentro e la mia immagine viene praticamente inserita automaticamente all'interno della nostra cornice. E possiamo anche modificare, cioè quindi possiamo, vedete, spostarla, oppure premendo i tasti CTRL e T, trasformarla, quindi stringere, allargarla, come siamo abituati in trasformazione in Photoshop. Adesso vediamo come creare una composizione per visualizzare più immagini all'interno della nostra cornice. Prendiamo innanzitutto un file, guardate, questo è un documento dove sono state inserite tre immagini differenti, all'interno su tre livelli, e qui adesso andiamo a aprire composizione livelli, quindi finestra e poi composizione livelli. Si apre, vedete, la nostra paletta, e noi qui possiamo inserire tutte le nostre immagini. Quindi sposto un attimo qui composizione livelli, così vediamo i nostri livelli. Abbiamo questa prima immagine, siamo in composizione livelli, quindi creiamo, vedete, da qui sotto, nuova composizione livelli. Possiamo dare un nome, mettiamo spiaggia. Poi lasciamo visibilità, applica livelli, visibilità e posizione e premiamo ok. Adesso nascondiamo questo livello, vedete, abbiamo quello sotto che è quello dell'ombrello, quindi ancora ne creiamo uno nuovo, poi diamo sempre il nome, ad esempio ombrello. Possiamo dare un nome differente naturalmente, e sempre ok. Nascondiamo anche questo livello, l'ultimo che è la barca, anche qui nuovo e poi barca. E ok. Naturalmente questo documento dobbiamo averlo salvato in formato PSD Photoshop, quindi a questo punto potremo anche eliminarlo. Però torniamo sulla nostra immagine qui della nostra cornice e dobbiamo andare in proprietà. Qui in proprietà vedete abbiamo immagine interna. Se clicchiamo qui, dal nostro menu a discesa, possiamo inserire libreria come abbiamo visto prima, oppure inserirsi da disco locale incorporato, inserirsi da disco locale collegato. La differenza tra collegato e incorporato è che incorporato le immagini vengono inserite, nel nostro documento, in questo caso naturalmente aumentano la dimensione del file. Collegati invece l'immagine rimane nel nostro disco e crea un collegamento solamente, ma naturalmente non dobbiamo né cancellarlo o spostarlo. Adesso scegliamo collegato, inserisci da disco locale collegato, andiamo a prendere il nostro file, quello che unisce le nostre immagini, clicco e sempre qua in proprietà vedete abbiamo non applicare composizione a livelli. Adesso tolgo via un attimo qui composizione a livelli, invece noi andiamo, apriamo. Vedete, inseriamo spiaggia, poi spostandoci col tasto freccia anche, vedete, in giù, quindi l'altra immagine, che è quella dell'ombrello, e poi quella della barca. Vedete che adesso abbiamo come una serie di immagini che vengono visualizzate come una galleria all'interno della nostra cornice.
All'interno qui sempre del pannello di proprietà, se scegliamo modifica contenuto, si apre la nostra immagine che noi possiamo modificare. Oppure andiamo qui sempre nei livelli, qui possiamo cliccare anche qua, vedete, clicco due volte, si riapre sempre la nostra immagine, in questo caso vedete tutte le nostre immagini su ogni livello che noi possiamo sempre modificare, quindi chiudiamo. E inoltre dovete sapere, come abbiamo visto prima, che se noi prendiamo un'immagine sia da Bridge che da un file qualsiasi, vedete, e la trasegniamo, rimanendo qui nel nostro livello della cornice, automaticamente anche da Bridge viene inserita direttamente dentro la nostra cornice e viene inserita come oggetto avanzato. Se noi clicchiamo, ecco qui che si apre la nostra immagine come oggetto avanzato. Mi sembra di avervi detto tutto, quindi ci vediamo al prossimo tutorial. Arrivederci.